Buongiorno, ci troviamo presso il Salone Parrocchiale a Chiesa di San Giuseppe in occasione della sesta edizione, giornata di beneficenza con gli amici parrocchieri di Raffaele. Abbiamo qui la mamma, le sorelle, in questa occasione c'è anche il presidente Carmelo Fedele che tra poco ascolteremo. In rappresentanza dei parrucchieri abbiamo Giuseppe Giuffrè, c'è anche il tesoriere Filippo Liveto che è qui con noi, la sorella Romina del caro Raffaele, che poi andremo ad ascoltare. Intanto partiamo da qui, dal presidente. Buongiorno, come ogni anno l'associazione Amici Parrocchieri di Raffaele è presente per questa giornata, questo evento. Infatti sì, quest'anno è la sesta edizione. Innanzitutto ringrazio Don Gaetano Nalesso che ci ha dato la disponibilità di questo salone per poter fare questa manifestazione. Noi come ogni anno facciamo questa manifestazione, ringraziando soprattutto i qui presenti parrucchieri, insomma, che amici di Raffaele, che un lunedì che per loro è di riposo lo dedicano all'amico caro che faceva il loro stesso lavoro, insomma. Diciamo che la giornata di riposo la dedicate soprattutto a quelle persone bisognose, no? Quindi le associazioni che porteranno dei ragazzi che hanno difficoltà, oppure le persone che hanno, sono in uno stato economico un po'... Sì, diciamo che tutte le associazioni, chiunque abbia bisogno in un momento di disagio economico diffuso in tutto il paese, insomma... Questa è una cosa molto bella, perché ogni anno, non è che ce lo ricordiamo solo ogni anno, il caro amico Raffaele, perché lo ricordiamo sempre, la sua immagine difficile non... Oggi abbiamo ritenuto opportuno portare anche una foto di Raffaele che sia in mezzo a noi, una foto del salone, insomma, nel posto del suo lavoro. Sicuramente, sabato scorso mi pare che era, abbiamo ascoltato anche... Il fratello Fabio, che è intervenuto in diretta, insomma, lo salutiamo in questa occasione. E speriamo di averlo ospite nei nostri studi, parleremo anche sicuramente tantissimo di Raffaele e di tutti voi, del lavoro che state facendo. Oltretutto, nella locandina abbiamo messo il nostro... Lo zio Gaetano. Zio Gaetano, sempre. Sono io il presidente, però in effettivo è lui, insomma. Lo zio Gaetano, che era sempre presente, soprattutto quando si doveva dare inizio a queste manifestazioni, lui già un mese prima era molto frenetico, insomma, molto attento a organizzare le cose molto in anticipo. Non possiamo mai sicuramente dimenticarci di questi due grandi personaggi a merito, zio Gaetano e Raffaele. Sì, sicuramente, questo non saranno mai dimenticati per il loro affetto nei confronti di tutti, per la loro partecipazione, per essere persone in gamba, civili, ecco, queste sono le loro caratteristiche. Bene, Presidente, io per il momento ti lascerei tranquillo, vorrei parlare con il rappresentante Giuseppe Giuffrè, rappresentante degli amici parrucchieri. Buongiorno a tutti. Come hai detto tu, siamo alla sesta edizione della giornata di beneficenza in onore di Raffaele. Raffaele è un carissimo amico di mio padre Tony, anche mio e di tutti noi. Da 6 anni a questa parte abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa di beneficenza verso coloro che sono meno fortunati, i più bisognosi, poiché siamo in un periodo molto critico. Ed è bello regalare un sorriso a loro, e soprattutto è più bello regalare un sorriso a noi stessi, perché vedere nel loro viso un sorriso a noi fa stare bene al cuore, e siamo sicuri che Raffaele, che ci guarda da lassù, sarà molto contento anche lui per questo.
Ecco, tu sei un giovane professionista, stai iniziando adesso un po' la carriera del papà, no? Ecco, questo è anche un messaggio, un giovane come te, mandare ai giovani che ascoltano questa intervista. Certo, è un messaggio perché i giovani devono impegnarsi tanto non solo nel sociale ma anche in quello che è la vita quotidiana, per seguire i propri obiettivi e per quanto gli è possibile aiutare anche gli altri. Sicuramente oggi per te la giornata libera l'hai dedicata a questa bella iniziativa. Ho dedicato la mia giornata con molto piacere, anche perché lo stare insieme è simbolo di unione e quindi ognuno di noi ha da imparare tanto. Ecco. Ti facciamo i complimenti per questo e parliamo adesso con il caro amico Filippo Oliveto, che è il tesoriere. Buongiorno. Buongiorno, ringrazio anch'io tutti voi che avete partecipato, anche il Radio Studio 95, sono emozionato. Vabbè, si capisce. E grazie sempre della vostra disponibilità. Ricordiamoci, insieme a Raffaele, anche il caro zio Gaetano, che come tu hai ribadito non perdeva tempo per organizzare tutti i giorni qualcosa in memoria di Raffaele. Un ringraziamento va anche al fratello Fabio Caserta e gli altri fratelli, e cederei, se permette, la parola alla sorella, che vuole dire qualcosa a nome di Raffaele. Sicuramente. Difficile, cara Romina, buongiorno intanto. Buongiorno a tutti. Ecco, difficile toccare certi argomenti, però dobbiamo parlarne, perché Raffaele era un ragazzo che ben voluto da tutti a merito, e non per questo tutti gli amici e tutte le persone che lo conoscono hanno fatto questa iniziativa ricordando ogni anno il suo lavoro e la persona che era. È vero, era una persona molto umile, un cuore grande, per me era mio fratello, ma era anche, se n'è andato via, una parte importante della mia vita, della nostra vita. È difficile, ma andiamo avanti per lui, per i nostri bambini e per le nostre famiglie. So che lo volevano bene tutti e lui lo sa. Sono passati 5 anni e le nostre vite sono cambiate. Capisco, questo è un momento particolare. Subito dopo c'è stata la scomparsa anche di zio Gaetano. Un'altra parte, il Signore ci ha messi a dura prova, ancora una volta. Lui non era uno zio, era un padre. Ci ha fatto da padre a tutti noi. Era un grandissimo uomo. Ha avuto anche lui i suoi problemi. Ha affrontato la morte di mio fratello come se fosse un figlio per lui. E ha lottato tanto. Poi anche lui è dovuto andare via. Cerchiamo di ricordarli, perché hanno fatto tanto per tutti. Persone indimenticabili che rimarranno sempre nei nostri cuori. È brutto e difficile accettare questo, la sorella, tutti i parenti di Raffaele, di zio Gaetano, la mamma di Raffaele, che sicuramente ha perso sicuramente metà della sua vita, lo zio Gaetano, il fratello, insomma è stata messa a dura prova la mamma. Molto dura prova, ma ce la dobbiamo fare, perché la vita va avanti, anche con gli dispiaceri, ma deve andare avanti. Vediamo se riesco a strapparvi un sorriso. C'è Fabio che anche lui ha sofferto parecchio per la perdita del fratello e lo zio, però forse in qualche maniera il Signore gli sta ricambiando. Sono loro che gli stanno vicino, perché lui essendo lontano come l'altro fratello è difficile, noi siamo in tanti qua, bene o male i bambini, per loro è un po' più difficile andare avanti, però ce la devono fare, loro sono vicino a noi. Però diciamo che, ecco, volevo toccare questo discorso, la sua professione adesso, sicuramente sia Raffaele che zio Gaetano lo stanno aiutando a fare. Sono orgogliosi di lui.
di quello che sta facendo. Sì, sì, molto. Noi l'abbiamo ascoltato in radio perché la radio era la radio di Raffaele. Molto, ci teneva, come quella di zio. Come zio Gaetano, insomma, tutte le domeniche la telefonata di Raffaele arrivava puntuale. Sì, sì, puntualissima. E quindi gli ho ricordato a Fabio che deve, quando sì, avrà la sì, possibilità di scendere, di passare. Trovarvi. Sì, sì. Niente, noi intanto li viviamo così, questi ricordi di due persone che Melito non dimenticherà mai, Raffaele e zio Gaetano. Questa è la sesta edizione, mi auguro che ce ne saranno altri e che quindi porteremo avanti sempre il nome di Raffaele e di zio Gaetano. Lo speriamo, portiamo un sorriso a chi ne ha effettivamente bisogno. A nome della mia famiglia ringraziamo tutti qui presenti per l'affetto che ci mettete a fare questa organizzazione, a organizzare queste cose belle per i bisognosi, e a Carmelo, a Filippo, a tutti, a nome di tutti ringraziamo veramente col cuore. Anche quest'anno abbiamo avuto questa, diciamo, questa opportunità, questa bella cosa anche dal nuovo sacerdote della sala. Sì, sì, ringraziamo anche il sacerdote che ha messo a disposizione questa sala, a tutti, ringraziamo un po' a tutti. Dire qualcosa? Avevo già parlato di mia nipote, ha parlato del presidente, l'altro, quindi non ci sono parole. Non ci sono parole. Non ci sono parole, quindi è una cosa troppo triste. Ecco. Niente, è difficile parlare sicuramente anche per me, credetemi, perché io con Raffaele avevo un rapporto molto bello, anche con zio Gaetano ci siamo cresciuti e quindi è difficile anche per me, sono un po' emozionato, non so se il presidente vuole chiudere questa breve intervista per parlare un po' di Raffaele. Vabbè, credo che abbiamo, ognuno di noi ha dato un cenno di questa manifestazione, in modo particolare di Raffaele e di Gaetano. Io ogni sabato andavo da Raffaele e sentivamo gli sfottò con te, Inter, Juventus, al di là di questo però, ecco, speriamo che una buona riuscita di questa manifestazione, ci impegneremo per continuare questa tradizione, se vogliamo chiamarla così, e cerchiamo di impegnarci sempre per fare qualcosa per la SS106, dove il nostro Raffaele purtroppo è morto, insomma. Certo, anche questa è una iniziativa importante, quella che state portando avanti per la sicurezza della 106, dove ha perso la vita il caro amico Raffaele. Speriamo che ci siano sempre. Noi ci mettiamo del nostro, insomma, oltre a Raffaele hanno perso la vita tantissime persone, giovani, purtroppo molto giovani, quindi è un po' difficile, insomma, farci avere delle cose per la 106. Noi anche un pezzo di asfalto nuovo, una barriera di protezione nuova, per noi è un successo, insomma. Però serve la collaborazione sia dei cittadini sia dei sindaci dell'area greganica, insomma, da soli non più siamo, insomma, è meglio. Io vorrei che riprendessi questa, e voglio dare un bacio alla mamma da parte mia per Raffaele e zio Gaetano.